Sono sul nuovo video. Oggi vi farò ovviamente una nuova recensione di Fantasmi. Allora, questo libro l'ho beccato a caso. Non è perché è passato da poco Halloween e l'ho acceso io. No, perché ho letto questo libro che è speciale. Poi vi dirò perché. Intanto, l'ha scritto Raina Telgemeir e l'ha illustrato sempre lei con la colorazione di Brandon Lamb. Questo libro è speciale perché è tipo a fumetti, ma non è proprio un fumetto. Si chiama Graphic Novel. Questo libro è stato pubblicato da Il Castoro. Qua. E adesso, come tutte le volte, vi leggerò le prime 3 righe. Dove sono? Un double back combo, un cheese back con patatine, un frullato Napoleone doppio. Non scordare la mia aranciata! Allora, in questa scena c'è scritto, anzi, tra virgolette, illustrato, praticamente questa bambina stava ordinando, non so, in una specie di McDonald's, stavo ordinando al McDonald's dei panini, due panini e la bambina ha detto non dimenticatemi la mia aranciata, perché lei voleva l'aranciata. La bambina si chiama Kat e la sua sorellina Maya. Maya ha un tumore. E quindi loro si devono incamminare alla Baia della Luna. Ovviamente camminare, però vanno con la macchina. Alla Baia della Luna. Ok. Perché Maya ha un tumore e deve usare la cannula per il naso e tipo per sbloccarsi. Tipo un ospedale, però dentro casa. Piccolo. Lì, nella nuova città, paese, conosce dei nuovi amici. Conosce un ragazzino, perché ormai sono ragazzini, conosce un ragazzino che gli avverte che a fine ottobre c'è la festa dei morti. La festa dei morti. E continua che lì puoi vedere i fantasmi. Ma non vi voglio svelare altro. Quindi, poi, ovviamente, la Maya prende confidenza con questo bambino e diventano amici. Kat non era tanto sicura. Perché lui parlava continuamente di fantasmi. Fantasmi di qua, fantasmi di là. E poi un giorno li hanno invitati a cena. Il bambino l'ha invitata a cena. Allora sono stati a cena. In realtà Kate non voleva venire. Però alla fine sono stati lì a cena. Maya era contentissima, ovviamente. E lì sempre, in quella cena, sempre parlare di fantasmi. Perché non so di presenti la fantasmi. Ovvio. Quando sono usciti dalla cena, sono andati un pochino ad esplorare la zona e hanno visto che c'era un passaggio segreto, una vietta piccola, che gli portava su una specie di balconcino di pietra, dove loro guardavano la spiaggia col mare e poi c'era una scala che li portava alla spiaggia. Maya è corsa subito a casa. Dopo Maya è corsa a casa perché doveva andare a casa perché era tardi. Allora Maya ha corso subito a casa. E invece Kat era un po' impaurita perché pensava che c'erano i fantasmi. E poi dopo, cosa sarà successo? Lo lascio scoprire a voi. Comunque questo libro è una graphic novel. Devo dirvi la verità, non ho mai letto una graphic novel.
la prima volta, adesso poi le sto leggendo un sacco, quindi. E vi do una novità, che non c'entra con questo libro, però ve la voglio dare. È uscito il terzo Hogard, Cuore di Drago, e vi dico che a breve farò un nuovo video di Hogard, appunto, Cuore di Drago. Non vi posso dire la trama adesso, perché sennò spoilerò tutta la trama del prossimo video. Se lo riesco a finire, perché l'ho iniziato da 2 giorni, sono a buon punto, però chi lo so. Comunque, se vi è piaciuto questo video, lasciate like,